I carabinieri di Agrigento, a seguito dell'operazione Estate Sicura a San Leone, durante tutto il periodo estivo hanno effettuato una serie di servizi per contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale e dei parcheggiatori irregolari. Dopo 3 mesi di ininterrotta presenza sul lungomare, con l'assiduo contributo della Polizia Municipale, i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno tracciato un bilancio delle attività svolte nella nota località balneare. In particolare, gli innumerevoli blitz svolti dai carabinieri in borghese tra le varie file di auto in sosta hanno consentito di scovare in totale 16 parcheggiatori abusivi, sorpresi mentre effettuavano l'illecita attività pretendendo l'obolo da turisti e cittadini che avevano parcheggiato l'auto. In tutto sono stati sequestrati circa 2.000 euro in contanti trovati nelle tasche dei parcheggiatori abusivi. Nei loro confronti, inoltre, si è levata una vera e propria stangata con oltre 20.000 euro di sanzioni pecuniarie. Per l'operazione di prevenzione, in sintesi, sono stati impiegati 500 carabinieri che hanno pattugliato intensamente l'area in questione per oltre 3.000 ore, identificando e denunciando in totale all'autorità giudiziaria 12 venditori ambulanti irregolari, con il sequestro di un cospicuo quantitativo di merce contraffatta, come borse, portafogli e scarpe, tutto rigorosamente griffato, elevando ulteriori sanzioni per circa 15.000 euro. Frequenti inoltre sono stati blitz attuati con il supporto dei reparti speciali che hanno permesso di eseguire verifiche per la tutela della salute dei consumatori e il contrasto del lavoro irregolare. Il bilancio è di 10 attività di ristorazione controllate. In 3 casi sono scattate le denunce e sanzioni per oltre 25.000 euro con il sequestro di circa un quintale di prodotti alimentari. In particolare, in occasione del Festival dello Street Food svoltosi ad agosto a San Leone, i carabinieri hanno sequestrato circa 40 kg di carne in cattivo stato di conservazione, denunciando un iraniano quarantenne, titolare di uno stand dedito appunto alla preparazione di panini e cibo da asporto. Quanto invece al lavoro irregolare, durante le verifiche in totale sono stati scoperti 3 lavoratori in nero. Il risultato finale della massiccia operazione di prevenzione, in definitiva, è stato raggiunto, ovvero 0 ambulanti abusivi per il periodo estivo a San Leone, consentendo così ai cittadini di poter tornare a godersi liberamente il lungomare della città di Agrigento.